Il Teramo fa, il Teramo disfa, il pareggio di Vibo Valencia con Rende è un'occasione clamorosa gettata al vento dal diavolo che domina fino al 72esimo, ma ha il demerito di non chiudere i giochi subendo un pari che non può soddisfare. Tutto come previsto in casa diavolo col 4-3-2-1 confermato e con Santoro a centrocampo al posto di Lasic. Cambia Andreoli, specie in difesa, ma per tre quarti di gara sembra di assistere ad un tiro al bersaglio. In campo c'è solamente il Teramo, che spreca già in avvio con Bombaggi al 13esimo col piatto destro che sorvola la traversa, mentre al 20esimo è proprio Santoro a recuperare su Bruno ma a calciare al lato il diagonale da ottima posizione. Il Rende sembra irretito, non riesce ad uscire dal guscio in cui lo rinchiude un Teramo ancora pericoloso con la staffilata di Mungo disinnescata da Savelloni con l'ausilio del palo. Sempre l'estremo difensore è provvidenziale su Bombaggi che conclude dal limite dell'area di rigore. E il vantaggio teramano a fine frazione non può che suonare come una degna conclusione di tanto dominio. Mungo recupera, Bombaggi si fa tutto il campo e guadagna una punizione e fallo di Collocolo che trasforma con una traiettoria magistrale impossibile da parare per l'ex estremo difensore del Pescara. A questo punto il più sembra fatto, anche perché nel secondo tempo il cliché sembra lo stesso del primo. Bombaggi ritenta la fortuna ma stavolta da posizione impossibile. Sempre l'ex Pordenone avrebbe l'occasione del raddoppio ma il suo sinistro potente finisce in bocca a Savelloni che ringrazia tenendo a galla un Rende che vacilla ancora e per l'ultima volta al minuto 72 quando Magnaghi controlla in maniera meravigliosa col destro un lancio dalle retrovie di Arrigoni ma col mancino spara fuori misura. E quando la gara sembra indirizzata verso una vittoria stringata sì ma comunque preziosa, ecco l'errore di Arrigoni che libera il lob di Rossini per il pareggio che non t'aspetti. Tomè è leggermente sorpreso dalla traiettoria del numero 11 e Teramo che scompare di fatto dalla partita e rischia ancora sull'asse Loviso Rossini prima del triplice fischio di Maranesi che conferma ancora una volta le difficoltà del diavolo a issarsi tra le big del campionato.